Questa è una manifestazione che noi contiamo di portare avanti ogni anno, quindi siamo partiti l'anno scorso, ha dato ottimi risultati, quest'anno la stiamo ripetendo, naturalmente la gente l'accetta volentieri, sia per il periodo perché ci sono un sacco di turisti, ma per i tricasini stessi, i tricasini stessi la amano perché in questa occasione poi hanno il modo di vedere le cose loro stesse che naturalmente noi non conosciamo molto spesso, abbiamo tante cose importanti e le tralasciamo, con l'occasione naturalmente le mettiamo in evidenza e quindi gli stessi tricasini riescono ad ammirare e a godere le loro cose. Qual è il senso che la stuzzica di più? Ma dico il problema, il senso, cioè tutti i sensi vengono stuzzicati praticamente da quello della l'alimentazione, naturalmente noi cercheremo di mettere sul banco tutti i piatti tipici tricasini, naturalmente dappertutto. E a quello che i monumenti, le chiese, la stessa Vallonea, le marine, cioè praticamente metteremo in movimento tutto quello che Tricase ha, e non a poco, a molto Tricase naturalmente, perché dall'origine, cioè, forse è mancata l'opera dell'uomo, siamo partiti in ritardo, non abbiamo incentivato in tempo giusto a far partire tutte le cose, ma Tricase ha i requisiti che altri paesi non hanno. Vengono stimolati e solleticati anche dalle mille spezie che la natura ci offre, qui c'è una vasta scelta. Sì, queste spezie sono esattamente quello che dovrebbe essere utilizzato ogni giorno, in quantità limitate comunque, perché è importante non esagerare, perché le spezie danno, accentuano i sapori, danno gusti nuovi, però bisogna sempre limitarsi nel consumo. Per poter usufruire di tutte le proprietà che possono avere le spezie, proprietà nutrizionali, e al contempo non avere effetti collaterali, perché comunque si tratta di erbe e bisogna sempre fare molta attenzione quando si parla di erbe. Ci può presentare qualche cosa? Allora, io intanto volevo farvi notare, per esempio qui come spezia, la curcuma. Sto facendo una grossa pubblicità alla curcuma, perché è stato rivelato da recenti studi che ha forti poteri antiossidanti, in particolar modo antinfiammatori, se viene utilizzata quotidianamente nelle nostre cucina può aiutare appunto a prevenire anche alcune forme di cancro, in associazione al pepe che ne aumenta la biodisponibilità. È ovvio che anche per quanto riguarda la curcuma bisogna però fare attenzione, soprattutto per persone che hanno problemi di tipo gastrico, per cui va evitato soprattutto nei soggetti che soffrono di ulcera, quindi è da evitare, o per persone che sono in gravidanza comunque bisogna limitarne il consumo. Stiamo facendo promozione del pesce azzurro sostanzialmente, quindi stiamo andando a fare una tagliata di melanzane alla mentuccia con insalata di sgombro. Poi stiamo facendo un granotto con una scaloppa di lampuga e poi delle sarde spinate farcite e fritte su mistiganze di verdurine belle fresche e croccanti. Ho l'acquolina in bocca già solo al pensiero, ci tenga da parte un piatto perché sicuramente andrà tutto a ruba. Vabbè, me lo auguro anch'io, mi auguro che agli ospiti qui presenti il tutto sia di loro gradimento. Tutto prodotti locali, utilizzando prodotti locali? Sì, soprattutto prodotti locali, tipici salentini, dei nostri mari, soprattutto il pesce azzurro, quindi poi il pesce azzurro magari non viene tanto considerato, però attenzione, è povero sì, di mercato, di costo magari, però è molto ricco di sostanze nutrienti, quindi sappiamo che omega 3, il pesce azzurro è il massimo e quindi è peccato non sfruttarlo.
leggere questa sua poesia con una voce alterata, cioè scherzando e giocando sui toni, sugli accenti e sul modo di recitare. Perché? Ecco. In questa piazzetta viene stimolato il senso dell'udito. Cosa ci farete ascoltare? Qui svolgeremo un progetto monografico che in questa estate salentina abbiamo cercato di sviluppare su diversi nomi della cultura salentina, praticamente sconosciuti o scomparsi dalle antologie, ormai presi in considerazione dalla grande letteratura italiana. Questa sera il progetto si concentra su Girolamo Comi, questo poeta che amiamo moltissimo. Abbiamo sviluppato questa ricerca su di lui, è stata proprio una ricerca diffusa, perché gli scrittori che questa sera salgono sul palco hanno lavorato autonomamente ai testi, la ricerca dei testi è stata difficile perché per reperire testi praticamente scomparsi dal campo editoriale si è dovuto fare tutto un lavoro di recupero nelle biblioteche, per cui il senso è quello di riportare in scena, prestare la voce a versi che non hanno più voce, rischiano di morire due volte. Quando Girolamo Comi era vivo, ha vissuto il suo momento, il suo periodo, la sua contemporaneità anche in maniera incrinata rispetto al processo di rivelazione che si è data all'editoria italiana e soprattutto all'editoria del Mediterraneo dopo. Adesso è quasi uno sconosciuto per gli italiani, lui come Rina Durante, alla quale abbiamo dedicato il nostro primo Salva con nome a Otranto. Il senso di questo è il recupero. Un pezzo assolutamente raro, un testo critico di Girolamo Comi degli anni 20-30 più o meno, ed è un pezzo in cui lui fa un parallelo tra poesia e filosofia. Ci fa leggere qualcosa? Ci fa sentire qualcosa? Certo. Uno dei padri, non della Chiesa, ma della filosofia, Descartes, forse in un momento di raccoglimento extrafilosofico, si è lasciato andare fino a dire: può parere strano che i grandi pensieri si trovino più spesso nelle opere dei poeti che in quelle dei filosofi. Gli è che i poeti scrivono per entusiasmo e per forza di immaginazione. Ci sono in noi dei germi di scienza, come nella pietra dei germi di fuoco. I filosofi li esprimono per mezzo del ragionamento, i poeti li fanno splendere con la forza dell'immaginazione. Stasera leggerò dal libro di Donato Valli, Chiamami Maestro, che è un libro sulla vita e la scrittura di Girolamo Comi. Leggerò dai diari sempre di Girolamo Comi, che sono un po' al centro della serata, un brano molto interessante. Leggo solo poche righe. Forte dei marmi, ospita folle di mimi, di divi d'ogni specie e classe, cocotte di prima e di quarta categoria, avventurieri, invertiti, ruffiani, sinistrati morali recuperabili, registi con triple molli e, ahimè, non pochi letterati in cerca di fama, di una fama mondana oltre che letteraria. Io ho il torto di non aver voglia neanche di andare a curiosare in mezzo a una folla così eterogenea, che si diletta e si esercita nel commercio del nulla potenziato dai più vari orpelli ritrovati del mondo d'oggi. Comi resta un'eccezione solitaria nel panorama della poesia del Novecento. La sua è una poesia intorno allo spettacolo di un mondo armonico. Io mi sono accostato alla poesia di Comi la prima volta scrivendo io stesso poesie sulla fine degli anni 90 e quindi mi sono subito scontrato con questa figura che per prima aveva dato respiro nazionale alla nostra terra, ai nostri versi. Quindi questa sicuramente è la cosa che apprezzo di più, il fatto di aver allargato il respiro della nostra letteratura. Se proponete un abbinamento particolare, il sigaro toscano con il vino negramaro. Sicuramente due territori legati alla tradizione e alla cultura. In Puglia storicamente c'erano coltivazioni di tabacco, quindi il sigaro toscano è sceso fino al tacco d'Italia per incontrare il negramaro e fare questo sposalizio di sensi.